Ciao a tutti ragazzi, io sono Bizkit e oggi torniamo a giocare un po' Timeless. Lo facciamo nella ranked di Best of 3. Giochiamo un mazzo Elfi, quindi mono verde con un piccolo splash di nero. Prima di andare a vedere il deck insieme, però un aiuto per far crescere il canale. Se i contenuti che sto portando vi stanno piacendo, lasciate un like, commentate, iscrivetevi. Sotto c'è il gruppo Telegram e Discord, solite cose. Andiamo a vedere il deck. Come ogni lista elfi che si rispetti, noi vogliamo rampare fin da subito, quindi partiremo con ben 12 mana d'orc, 4 Elvish Mystic, 4 Llanowar Elves e 4 Deathrite Shaman. A chiudere i drop a 1, 2 Allosaurus Shepherd, molto forte contro i mazzi blu che giocano le counter, ovviamente porta con sé una finisher per poter battere l'avversario in un unico turno, Allosaurus Shepherd. Ringraziamo Modern Horizon. A 2 giochiamo Elvish Visionary. Allora ragazzi, questa carta capisco che non vogliate magari giocarla perché c'è Orchetti, il formato è molto orchetto centrico, diciamo, quindi non è esattamente safe come carta, state abbastanza attenti, è comunque comodo averla perché si cicla. A noi non serve che i nostri elfi facciano chissà che cosa, dobbiamo fare tanto numero, tanto volume in campo. Elvish War Master sarà sicuramente una spina nel fianco dei nostri avversari, dovranno risolverlo il prima possibile ragazzi, perché se lo lasciano fare voi swarmate di 1-1 e poi chiudete con la sua abilità attivabile. Per quanto riguarda invece Leaf Crowned Visionary, è uno dei nostri lord, +1/+1 ai nostri elfi non è una cosa che realmente ci interessa particolarmente. Quello che a noi interessa è che quando giochiamo una spell elfo possiamo pagare un verde e pescare una carta. Allora, è vero che io prima ho detto che il meta vede molti orchetti, quindi possiamo stare attenti. La cosa bella di questa carta, ragazzi, è che dice You May, quindi a discrezione vostra, se ci sono giù degli orchetti o avete paura appunto di orchetti, semplicemente userete la sua funzione di lord dando +1/+1 agli altri elfi e chi si è visto. Il fatto che possiate scegliere rende questa carta veramente ottima. 4 Elvish Archdruid sono i nostri altri lord, quindi +1/+1 in più lo tappiamo, aggiunge un verde per ogni elfo che controlliamo. Stessa cosa, Circle of Dreams Druid non ha l'effetto lord, però tappandolo aggiungeremo un verde per ogni creatura che controlliamo. Giochiamo uno Shaman of the Pack perché è una di quelle carte che possiamo andare a prendere con Cord of Culling o addirittura con Natural Order. Ovviamente se vogliamo usare Natural Order, quello che vi invito ad andare a prendere saranno o Atraxa, se siamo nelle prime fasi della partita, o addirittura Craterhoof Behemoth, che ci permetterà di sostanzialmente uccidere l'avversario, lo one shottiamo in base a quanti elfi abbiamo in campo. Per quanto riguarda le terre, 2 Boseju, 1 Overgrown Tomb, vi consiglio di giocarla perché è molto facile reperirla grazie alle nostre 6 fetch, ci permetterà di giocare Shaman of the Pack dalla mano e attivare le abilità di Deathrite Shaman. La side che io e Corrado abbiamo deciso per questo deck è composta da 3 Tutsis, 2 Allosaurus Shepherd, 2 Veil of Summer, 2 Reclamation Sage, 2 Relic of Progenitus, 2 Heroic Intervention e 2 Weathered Storm. Un piccolo consiglio che vi posso dare è fate la side come volete, ma state sempre attenti a non snaturare la core di questo deck. Tutti i mazzi tribali hanno bisogno i pezzi, voi avete bisogno gli elfi. Se mettete una risposta a qualcosa che però non è definitiva e quel qualcosa ha preso troppo spazio agli elfi, ragazzi, vi renderete conto presto che avete sostanzialmente counterato l'avversario ma non portato avanti la vostra strategia. Quindi state molto attenti e cercate di rimanere sempre fedeli allo scopo del deck. Detto questo, andiamo a vedere come sono andati i match. Io ve li consiglio. Corrado a un certo punto ha sbloccato lo Sharingan e vedeva il futuro, quindi buona visione. Marauder Shields. Vabbè, però mano, porco mondo. Questa mano è una truffa. Mallega. È meglio, molto bene. Sì, torniamo un Llanowar. Non lo so. Ed è, hai tre mana, hai comunque sciamano. Non lo so, ti ho detto. Sì, tolgo un Llanowar. Però forse faccio elfi, non sciamano. Io farei sciamano perché è un 1-2. Però e gli mangi anche le sue di terra se lui ha le fetch. Sì, però se lui per qualche strano motivo mi rimuove questa fetch, urlo. Ma pare che se mi rimuove quella fetch, c'ho la terra normale, quindi
Beh, poco campo. Vediamo un po'. Lo scudoso. Gli scudi dei adesso, farabutti. Adesso tu sei forte e peschi terra. No, cazzo, ma... Beh, tutto questo è centrato sul fatto che io pesco terra. Così fai War Master Mystic. Se non pesco terra, potrei fare Visionary. Vediamo un po' lui cosa fa. Secondo sì, me questo sciamano fa una brutta fine. Però, ho voglia. Tutti. E sti cazzi. Sti cazzi. È tutto un problema. Mi è piaciuta. Mi è piaciuta, ma io sono forte come le persone forti. Forti. Gli togliamo la terra a lui. Vedete, che cazzo, sono mica qui a far ballare i piedi del tavolo. I tartufi, Vai. Lì. Lascia fare, che il ragazzo comunque ha un po' più di carte di me in mano. Diciamo che sì, sì, è un po' spento. Vabbè, fa una rimozione sul War Master, non è che io rido. No. Però se noi siamo forti e fa una rimozione su War Master, Corridge, tu peschi cosa che sta Natural facendo? Order. Io pesco Natural Order, esatto. Vedo che... Però vedo comunque non lo riesci a tirare. Come no? 1-2, c'ho la terra io nel cimitero. Mm-hmm. Vabbè, vai a fare in culo, artista della ma perché non ha ucciso il Death Ride Shaman? Perché è quello che dà meno sicurezza. Sono d'accordo con lui. Ok. Uh-huh. Beh, giocherei l'Elvish a sto punto. Eh sì. Sempre le terre da Marauder. Oh, vedi te. Però gli appoggiamo anche un danno nella schiena e va a 13. Chi è? Chi è? Maledetto porco. Finirai le rimozioni. Sì, però io finirò anche le creature. Cioè, a una certa pesco la terra e sono un po' loffo. Hai capito? Va, ci ha parato. Ma perché? Ma perché sta uccidendo le cose a caso? Allora, sei sicuro che vuoi... Io avrei usato Boseishu. Perché? Terra. Perché così me ne avevo con tutto. Ma veramente. Boseju. Ma piega anche lo sciamano. No, lo sciamano lo tengo up. Perché? Metti che non posso so usare. Per fare cose. Perché se fa un artefatto che mi dà fastidio, io lo spacco. Ti va bene? Giusto. Bene. Ma perché hai un leggendario in campo? Quanto ti costa Bosei? 2. Ah, ok, vedi che sei proprio. Dai, però, cioè, ce l'avevo quasi fatta. A gabbarmi? Sì. A gabbarmi. Ma la musica? Era a 7, era a questo punto. Ok, però, adesso, al di là di tutto, visto che sta tirando tutte le spelle a cazzo, rendiamo questa avventura un po' avvincente. Ah, beh no, non le ha tirate a cazzo, a parte il botto su Visionary. Non ha giocato ancora la terra. Ok. Ok. Ma non troppo ok. Vabbè, lo giochiamo. Sì. Aspetta, però io posso mangiarmi le creature per guadagnare vite comunque, cioè non è... No, puoi sgonfiargli il Goif, più che altro. Sì, certo, ma lo faccio quando si attacca. Mm-hmm. E fin qui. E 2 o 3. Perfetto. 3. Vedi tu. Va bene. Lui non ha creature nel cesso, ma non cambia niente. Due palle, oh. Quant'è che ne gioco di terra? 18. Ok. Ne ho già viste 1, 2, 3, 4. Con una l'ho presa. Una l'ho presa. Ok. 4. Va bene. C'abbiamo qualcosa da spaccare? No. No.
Potrei spaccare in a terra, ma ne vale la pena? Oddio, non è una brutta. Però lui se la prende stappata. Hai capito? No. Era solo per togliere una terra bicolor. Cazzo. È arrivato. Posso come glielo tolgo? Ti aggiungi nero con uno sciamano. Ah, è vero! Nero. Ma com'è che l'hanno bannata questa carta? Grazie che mi fai notificare. Però così lui attacca con un ciccio baciccio. A te te frega qualcosa? No. No, neanche. No. Vabbè, però. Porco tutto, Mettila giù la hit che può servirti. Ma come ascolta, come funziona Escape? No, Escape è lui la casta, quindi non puoi in risposta. Quindi devo toglierglielo subito. Yes. E allora glielo togliamo. Giusto? Sì. Ma aspetta, quante ne ha nel cimitero? No, ma ne ha 4. Non può, non può. Ancora tempo. Cioè. No, allora il giochino lo facciamo per il semplice fatto che noi sfacciamo nella. Cioè, il nero dopo ce l'abbiamo. Meno che non faccia Blood Moon. Beh, se fa Blood Moon in risposta a specie comunque. Sta già attivando il Death Rite Shaman. No, ma non hai capito. Perché fa così? È un bait? Beh, forse era il caso di togliere il suo Crocs allora. Ma non può, non può tirarlo fuori? No, ok. Cosa cambia? È solo di tempo. Ho capito, ma... Ma perché non mena col Goy? Ma che cazzo ne so? Perché ha 9, ha paura, non lo so. Qui gli fai un male porco. No, lo ammazzo, e questo è il problema suo. Vabbè, però porco di quel porco! 7 lo mandi a 5, stai fermo comunque. Devo stare fermo. Dopo. Però che palle, oh! Ma perché? Quante te ero pescato di fila, scusami? Troppe. Porca miseria. Death Rite Shaman. Però gli parte... ma gli parte una rimozione. No, vabbè, no. Ragazzi, cioè... No, tranquillo. Voglio fare la vittoria stilosa con questo, vedi? Ah, va bene. Cioè, hai capito? Però sei forte. Counter. Un po' passivo, però. Niente, tu gli mangi una sorcery, lui no, è finita. Se la mangia e tu gliela mangi di nuovo. Ma qual è il momento giusto per farlo? Non adesso? No, esatto, in risposta a lui. In risposta che lui deve far due. No, perché li voglio far spendere mana, tutto qua. Sì, no, ma se no ti fa il contro giochino lui. No, cioè, finché io ho due Death Rite Shaman... Esatto, quindi adesso lui andrà a 4, poi tu lo riporti a 2 e poi stappi, lo porti a 0. Ma come fa ad andare a 4, Corrige? Non ci va, ah, però, okay. Neutralizzi il suo sciamano, però devi in qualche modo fargli usare il suo sciamano, se no neanche tu gli fai danno. Perché no? Vabbè, perché no, ho capito, mangia, sì. Perché io ho un solo nero per quello, sì, certo. Allora, beh, grazie Natural Order. Quindi tiriamo via Natural Order, che tanto non si è vista. Ma no, Natural Order, cazzo, se gli entra Trax, cosa fa sto povero Cristo? Non ha attaccato quando doveva. Ok. Quindi... Allora, secondo me l'allosauro fa un po' pietà contro di lui. Sì, allosauro va via, sono d'accordo. Metterei i Veil of Summer, non lo so, perché lui ha i Bolt. Sicuramente ha i Push che non ha visto. Però proteggersi la mano non mi fa impazzire.
Però sì, forse è meglio Veil of Summer di Ma Relic Veil of of Summer Legend. ho paura. Ah no, ma tanto mi do Hexproof, quindi non può Eh sì, con i non ti fa sì. scimmiottini. Mi interessa l'Heroic Intervention. Il nero, se mette una rimozione, sono dei meno X, meno X. Bah, No, ma mette non no. voglio caricare. Non voglio Secondo me va caricare. bene così. Hai capito? Marauder Shields. Lui però ci poteva fare molto più danno di quello che ha fatto, eh. Purtroppo, cioè, Bastava piegare ha Goric fatto delle sempre. scelte un po' discutibili, sì. Vabbè, non Invece, penso, no, quello a che infatti. mano? Sei matto? Partiamo per secondi, eh. Keep, direi. Mano che muore un po' da Tutsis? Hai No, non capito? tanto. No, da Tutsis no, però. Tutsis più rimozione su Warmaster potrebbe essere tanta roba. Ma allora, io ti dico, se avesse una Tutsis in mano sua, cosa vado a togliere? Natural Order? Beh, certo. Dipende un po' che mano ha lui. Però sì, Sì, Natural però Order, non la Natural Order non gli gestisce sta mai. dietro. Anche perché la può gestire giusto con Tutsis. Il Eh sì. problema Beh, è se parte con Ragavan. Preferirei una non so come. Tutsis, eh? Ok, abbiamo Natural Order up. I Llanowar comunque ne abbiamo uno e piuttosto si portano. Non è secondo me una brutta scelta la sua, eh. Ci sta. Questo ce l'ho in uno per comunque. No, perché adesso lui c'ha l'orco. Però rimane un po' indietro. No, No, se avesse avuto l'orco perché avrebbe dovuto toglierci l'Elvish Visionary, scusami. infatti, Vabbè, non lo proprio. so, io. Vabbè. Allora, a quel punto se era l'orco io avrei tolto l'altro elfo. No, il Llanowar, eh sì. Sì, Hai capito? fai un'altra caverna, va. Di Platone. Qua cosa voglio fare? Io farei Warmaster. Elvish, esatto, io farei Warmaster. Sì, perché comunque puoi giocare Shaman anche al prossimo Ma turno, fa tre certo, ma pigne certo, ma ed è un certo. 3-2. Perché ha tre pigne? Ah, vabbè, no, io parto dal presupposto che l'Elvish probabilmente ci lascia. Però boh, magari ha un altro orchetto in mano e rimane in campo, che ti dico? Non credo, perché mi sembra una persona dalla miccia molto corta, sinceramente. Beh, però deve giocare così. E la Madonna. Vabbè, qua parte Natural Order. Beh, se Cecchino. non so. Questa è una gran Ok. pescata. Questa è La veramente legge una delle gran pescata. Tutsis. Anche se non è esattamente Il cazzo Tutsis la il legge. suo. Beh, è una certa. Cioè, io potrò pescare una delle mie 36. Ah, Io faccio lo sbruffone, occhio, eh. Sì. Sì, perché. Ma a vita sono comunque avanti io. Vediamo se ha fatto il matto. Vabbè, sempre che non ci interessa Sì, niente, non esatto. c'è, secondo me sono un Finché po' c'è giù buttato. Warmaster Chevy. Possiamo prendere una Ah. carta a due. Allora io farei sciamano e poi ci pensiamo. Rischiamo? Se pesca un'altra Tutsis, però urliamo. Ma sti gran Però cazzi. sciamano Ah no, li vabbè, ma mi fa blocca. altri pezzi. Sì, Ah, lo fa altri a pezzi, parte fa che. No, ma sto 20. dicendo una cazzata perché. Non volevo. Perché abbiamo comunque una corda da uno al massimo. Sì, volendo, sì. C'è proprio. Si va a prendere Death Rite alle Sì, beh, brutte. assolutamente, assolutamente. O all'osauro. No, No, costa gli 6 allosauri li abbiamo attivarlo. tolti, Coric. Ah, vero. Warmaster dice cast o enter? Enter. Lui non può. Tra l'altro, lui adesso. Non ha il verde. No. È fermo con due terre. Dunque, pensiamo se fare. Se lui ci passa così, vediamo se fare. Se prenderci il Deathrite Shaman o No, aspettare. no, no, corrado, no.
No, no. Ma non lo può mettere in croce, eh? Ma non brucerei, tra virgolette, una cosa. Mm. Vediamo cosa fa. Forse allora lo andiamo a prendere. Forse lo vai a prendere perché lo attivi prima tu. Sì. Però non vorrei che abbia un push. Io... Lui ha la miccia corta. Allora, lo attivo però prima. Però se ha push in... dovrebbe averlo già tirato su War Master, no? Se no puoi fare una corda da 4 e cosa prendi? Niente. Però posso farne una da 3 dopo. No, no. Buona. Perché questo si cicla. Sì. Anzi, ho un mana in più sostanzialmente. Allora si va per lo zoccolone duro? E zoccolone Corrich? No, si va più per Atraxa piuttosto. Mm. Ma il mana dove cazzo lo prendo? Quanto costa Atrax? Ci costa 10 sostanzialmente. Costa 7. Perché il problema di Zoccolone e Corrige che lo dobbiamo fare nel suo eight. Perché fare è arrivato Gingo. Cosa c'ha giù là? E c'ha un botto. C'ha il botto. Vediamo. Vediamo cosa sceglie. Però ha solo il botto. Non ha... Ah, allora, fatto Ziz? No. No, allora. Ma il botto su quello no, sbagliato. Però, ragazzi, no. Cioè, no, così. Vabbè, mi sa che è un po' alle prime armi. Allora, fammi capire una roba. Io ho... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mana. 5, una spell che costa 5, non ho niente. Per ora stiamo così. Non ha più nient'altro, Corrich, da ritirare con... con come con cazzo Jarsil. Si chiama? Jarsil. Non ha neanche il mana. Se tu adesso prendi lo sciamano, stappi, gli fai due pigne, poi finisce lì. Finisce lì, Corrich. Ma noi qua siamo... Secondo prendi, me qua siamo messi prendi bene. Prendi il Lord, ma prendi il Lord. E quale? Quello che dai mano. Quello che costa giusto, 3, e sciottiamo poi... di Elvish War Master, bravissimo. Assolutamente, bravissimo, bravissimo. No. Cioè, guardavo la luna quando potevo... Guardare il dito il che lei indicava. Il dito, sì, esatto. Il contrario, insomma, cioè... No, guardavo il dito. No, come cazzo si dice? Guardavo il dito nel culo. Ah no. Ok. 3, giusto, costa? Sì. Puoi fare autopay, Vabbè, volevo vedere un po' lui. Guarda come gira la corda. Arcidruido. Vabbè, è uguale, penso. Ah no. No, beh, questo sta più uno più uno. L'altro no, vero? No. Salve. Perché non mi fa vedere quanto mana mi dà? Scusa. Giorno. Sì. Come... Penso di avere problemi con la connessione, comunque. Non me ne capacito altrimenti. GG. Oddio, non è matematico. No, non è GG, però rimane senza niente. Però io non perdo nulla. Sì, esatto. Bello. Mm-hmm. Buono. Buono. Partirei sempre di caverna. Gigante. Vediamo che colori gioca lui. Un Jund. Probabilmente. Forse. Boh, IZ. Ma che disegno buffo c'ha sulle... Che devi fare? È normale. Chi mandiamo a sacrificio Mystic? Sì. È già morto. Allora, ammesso che sopravviva Mystic, c'è la possibilità di lasciarlo connettere, raga. Ah, è Zo. No, assolutamente. Sì, però ammesso e concesso che porco Giuda non possiamo farlo passare. Il problema sono le 9 terre che ho in mano. Quando uno parte così si fa fatica. Ok, 5-5. Sono 5-5. Vediamo che cosa ci tira dietro.
Perché? La mano piena che come mano un bomberone alla crema. No blocks. Doom. Complimenti. Bravo. Complimenti. Vabbè, dai, però, santa miseria, eh. Vabbè, loro sono sordi. Io pagherei. Certo. Oh, se c'è la ley line, usala. Cioè, non è... No, avrà un bolt. Ho capito. Cioè, ma che cazzo fai? Cioè, ma nel senso, fallo prima. Che mi ha fatto pescare? Vabbè che, cioè, dove cazzo vado? Però, brava. C'hai 5 danni. E adesso fa pesca a scarto. Non so. Si è pescato una terra. Ma perché? Boh, non capisco. Ma poi l'esilia dal suo? Ma perché? Beh, a lui non interessa il cimitero. Ah, penso. Beh, lui dice tolgo risorsa da Dry Shaman. Sì. Andiamo a 5. E ci spara 5 danni in faccia. Ce li ha tutti i colori, sì. Sì, sì. Figurati. Cioè... Va bene. Ok. Allora... Shepard non ti serve, direi. No. Oddio, lui gioca... Come si chiama quella counter che giocano? Stubborn Denial? Cosa countera? Non credo. Non credo. E vabbè, non possiamo star lì. Ho capito, esatto. Cioè, qui c'è da sperare di fare una partenza decente. Tutto qua. Saprei neanche bene cosa... Heroic Intervention per i blocchi passi. Bah, va bene, non mi piace, però lo capisco. I blocchi passi. So. Le altre carte non mi sembravano adatte. No, cioè, alla fine... Vabbè, con una mano così penso che neanche il signore mi avrebbe protetto, sinceramente. Va bene. Purtroppo... Basta... Abbiamo Natural Order adesso, però non abbiamo veri e propri mana d'or. Che perché non so quanto... Va bene. Va bene. Ok. Eccoli. Allora farai Foot Tears, giocherai il mondo. Sì, eh. Sì. Sì. Prima pesca, magari. Vabbè. Ma vabbè, ma... Secondo me la giocate sempre questa, Corge. Foresta, sì, ogni vita conta. No, perché stavo pensando che mi sarebbe potuto prendere lo sciamano, ma niente, abbiamo comunque la caverna. Allora, lui o fa un pezzo o gioca male una sua rimozione in questo momento. Allora, ok. No blocks. Kavu Onishoba, vediamo. Però l'importante è che non perdiamo. L'importante è che non perdiamo tutte e due i dork. Io prenderei Atraxa. Ade Atraxa. E io prendo Atraxa. Sì. Perché non posso giocare Natural Order? Perché ad Etra, diciamo, non te lo conta mai. Ah, ok. L'ho notato prima anche Leaf Crowned. Sì, però quello lo tenevo in conto che non avremmo... Ciao Visionary. Direi. Salve. Atrax. Allora. Order. La Fetch. Heroic. Gente che pesca. O il Leaf Crowned, però ce l'hai già. No, forse ti conviene un pezzettino piccolo. Ma sai che forse mi conviene il Visionary? Guarda che lui ha giù Orchetto, eh. Hai ragione.
Bravo. Arcido. Ma un altro Deathrite Shaman. Va bene. Ma prenderei le... Dimmi, dimmi. Il mana sicuro, o l'Anuar Elves o Druid. Druid. Ah, Druid, sì. Mm-hmm. Mano piena. Allora, la cosa buona... sì, però lui ha ley line. Cioè, non è che è vinta, per carità. Però abbiamo un altro Natural Order. Mm-hmm. E che prendere... Cioè, secondo me era la giocata da fare adesso. Sì. Ley line al momento non può giocarla, eh? No. Ha tre tipi. Se trovo un'altra terra, sì. Lo so. Sì, lo so, lo so. Se può giocarla lo stesso, ovviamente. Tu peschi Boseju. È quello che... sento. Che mi sto augurando. Vabbè, tu... Non mena con tutte e due. Allora... Ah, ok. Ma non capisco perché doveva menare così. Cioè, non ho capito qual era. Tu peschi Boseju. E stai open di Heroic. Farei Winst Wet Wick. Wet. Perché ti serve tutto il mana. Ah. Usa Cover. No, beh, è indifferente. Ma per fare che? Ma sto fermo, pensando... Corrado. Sì, 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 gli facciamo il trappolone. Poi facciamo Natural Order into... Posso in giocare qualcosa? Mi terrei Heroic Intervention per proteggere... capito? Ginetta. Quindi non posso, no. Lui ha il blu? No, al momento no. No, al momento no. Ma Mardu. Sì, ma deve avere una creatura che ha 4 o più di costituzione di forza. Questa non è. Questa non è neanche un problema. No. Qua deve sfecciare per farlo. Ok. Ok. Non è rapido. Però adesso può counterare. Ah beh, non countera Boseju però. No, Boseju non counter. Boseju, a meno che non abbia Stifle, ma sembra difficile. Vado, eh? Eh sì, it's time. Prova a prendergliela. Certo, pari. Se abbiamo Heroic Intervention, cioè. Uh-huh. Ok. Vediamo. Pianura. Vabbè, okay. Allora. Corta. Prenderei un altro... Ah, sai che prenderei Heroic di nuovo? Cosa ti serve? Corta? Hai ragione. Che scemo che sono. Non l'avevo visto. A mia discolpa non l'avevo visto. Io andrei... Heroic come creatura vorrei lui. Creaturine che costano poco. Allora, però Warmaster si fa ma Warmaster. Mm. Ma io starei così, Cornish. Ah, per forza. Va bene. Lui ha le fetch, fermo. No, ma prima sfetch. No, perché ti può calare, cogliere senza mana. Ma lui le ha le fetch. Io ho la fetch, okay. Corridge, se faccio cosa. Okay. Ho capito cosa intendi, però ho la fetch. Mm-hmm. Sì, va bene. Tapped. Sì. Infatti non lo uso per fargli robette. Allora, ok, vabbè, noi abbiamo doppio Heroic Intervention. Questa vigilance, cioè... E si sta. Scusami, io lo menerei. Poi tu lo meni, poi ci riflettiamo. Bing. Allora, il mana ce l'hai, quindi farei un Leaf Crowned da 2. Prendi 2 di Heroic. Dici? Sì. Sì. Sì, sì, sì.
quanto no, ma anche perché faccio pezzo. No, ma più che altro perché abbiamo la corda. Ma no, abbiamo la corda anche. Ah no, non l'ho presa corda, giusto? Abbiamo preso il secondo Heroic Intervention. Ok. Come dire, ma io farei no blocks. No blocks, no. Allora, per me è più grosso, il 2-2 sul 5-5. Ma sì, cioè, non bloccherei altro. Vai a 20, Basta. Lui è a 7, Atrax è lethal. Sono lethal di Atrax. Sì. Sì. Il Leaf Crown, ma è... di Ley Lines se hai ne hai una. E io Heroic Intervention. Meno che non ha Settle the Wreckage. Impazzisco. Vabbè, allora, grazie per la tua position, Corrado. Reclamation. Sì. Allora togli Circle. Sì, perché lui per toglierci cosa dobbiamo... Sì. Adesso partiamo per secondi. Traxa per lui è fastidioso. Il Veil non serve a niente. No. Shepard non serve a niente. Lessis. Lessis, Corrado, partiamo per secondi. E lui è aggro. E però lui da una assist piazzata bene non sta bene. Ho capito, ma che cosa tolgo? Lui non ha tante ma lui non ha tantissime rimozioni, Corrish. Sto pensando al Visionary, visto che lui gioca Orchetti. Ok. Shaman of the Pack, perché tu non fai in tempo a fare board e shottarlo. No, non lo shotto, però può essere quella cosa che gli fa quegli che ultimi fa danni. La differenza. Allora, mi fido di te. Mi fido. Magari non tre. No, se le mettiamo, le mettiamo tutte e tre, Corrish, perché la vogliamo. Dai. Ok, quante creature hai? Ok. Ne abbiamo 36 meno 3. Credo, non mi ricordo. Non erano 36? Sì, meno le due tutorabili, diciamo 34 giocabili. Sì, vabbè, pupino in cucù. La mano è una merda, porco. Cioè, non è una merda, però siamo senza Traxa. Come faccio a buttar via una mano del genere, Corri? Sto pensando, sono d'accordo. Dai, che truffa. Vabbè, no, ma posso fare così? Sì. Era quello che me l'ha fatto pensare. Ho detto, vabbè, senti, non può andare sempre. Non può piovere per sempre. Sul bagnato. Hai capito. Nakatu o Trioma? Basta che non sia Ragavan. Basta che, esatto. Poi okay, non per il resto, guarda, non mi interessa particolarmente. Va bene. C'è da stringere i denti per diversi turni. Il problema è che non abbiamo una risposta in mano, capito? Non abbiamo Natural Order. Avessimo Natural Order sarei più tranquillo. Allora i Bolt non li giocano? Secondo me no. Lui che è stato fermo mi piace un sacco. War Master vuoi fare? Secondo me è un buon abbocco. Va bene. Ma che preferivo usare tutto il mana per poi avere una possibile doppia giocata in War Master Heroic Intervention, capito? Però effettivamente finché non si ha una... Finché non hai un mana sinker non... Hai capito, esatto.
Poi, oh, se il nostro War Master si prende un botto che non si prende l'Archdruid, va bene. Va assolutamente bene. Per me anche qua si scende di vita. Siete 14 pari. Eh sì. Tu non devi neanche picchiare, ragazzi. Hai capito? Non ho capito, infatti, perché lui ha pagato due vite, ma poi non ha fatto niente. Stubborn Denial? Stubborn e non Criccio, quindi... Ah, questo? È certo, Corrado. Oh, Heroic Intervention. Mana di Heroic, sì. La puoi anche minare. Eh beh, per forza, adesso... allora, è l'unica pecca che ha Zo, Corrich, non trampla. È l'unica pecca che ha. Ma poi non fa altro che... picchiare. Sì, beh, oddio, c'ha i botti, insomma. Io vado di Chump Block adesso, Sì, sì, io bloccherei. Cioè, io vado di Chump Block. Andare sotto i 10. Ma non no, mi ma piace. No, ma non esatto, esatto. No, ma perché si cioè, questi due? Sì. Lui adesso è messo male, perché se prova a ucciderne anche solo uno, vabbè, ok. Ma sempre Hexproof da questo coso. Vediamo cosa fa. Me lo fa diventare un 3-3. Questo, lui è morto. Lui è morto. Lo uso? Ma vabbè, ma è un 3-3, ma che cazzo me ne frega? Ma sì, lascia. Ma va bene. È comunque uno. È comunque morto. Ah no, aspetta, lui non ha giocato la terra. Sì, vabbè, non l'ha giocato. Okay. No, però ha fatto bene. Ok. No. No. No, 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 no. Sì. Certo. Solo Elvish Mystic. Fai il pupazzo, pieghi War Master e basta. Grazie. Esatto. Sono d'accordo. C'ho i brividi da badibidi, Io lo dico, c'ho i brividi da badibidi. Passo attacco. Passo blocco. E past damage. Ting. Comunque pessima scelta secondo me di Oko contro un mazzo che swarma come Elfi. L'avrei tolto, sì. Non ha il bianco, Corrich. Non ha il bianco. Ha il blu però. Stubborn. Ma non ha una creatura che costa... Ma che lascia che muoia. Ma non ha una creatura che fa 4. Sì, il mana intuizionale. Oh, il Mystic! Hai più un'altra spell. Ho capito. E cosa fa con gli orchi? Non mi uccide il War Master? No. Si tappa fuori e noi facciamo... Hai capito? Sì, cioè, lui ha 9. Ce l'ho il mana. Sì. Hai capito perché? Ma lui che... Scusa, sì. Mi è morto. È a 1? Sì. No, non è a 1, è a Elvish Archdruid meno 1000. E come lo attivo? No, l'Archdruid è un +1/+1. Ah, mannaggia al cazzo! Per quello che dicevo, non mi prenderei proprio il rischio di stare nel War Master. Ma no, io me lo sono preso per il semplice fatto che aveva Stubborn Denial. Aveva Stubborn Denial, l'avevamo capito dal 1800, da quando lui ha pagato le due vite al secondo turno per non fare nulla. Adesso con l'Elvish Mystic, e che cosa cazzo le rimane con un nero, un verde, un push? Ce ne facciamo una ragione. Arrivederci. Capito, secondo me era il momento migliore. Sì. Non ho capito perché ha voluto fare questa giocata menando con la Nakatol. Però non so cosa aveva in mano. Vabbè, GG. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto. Passate una buona giornata. Spero vi siate divertiti. E al prossimo deck.